Salve a tutti amici di tutti i giochi, no, sto scherzando, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gioco di Euro Truck Simulator 2014 o 2013? 2013. 2013, perché sto facendo questo gioco? Finalmente me lo posso permettere di giocarci in alta definizione. Esattamente. Già io qua comunque ho fatto una prima missione in cui sono già a livello 5, però ne creo uno nuovo. Tutto per voi, quindi selezioniamo avatar, quindi io mi metto, oddio, oddio, Questo mi piace questo, alla... Sì, mi allora mi piace. metto questo, marchio, ci metto questo, che cos'è? Logo, Il luogo, sì, luogo, logo. il logo dell'azienda, gli metto questo con le rotelle, Perché lui non seleziono ha mappa, rotelle. prego, inserisci il nome. Il Metto, lolli. lo chiamo LOL, LOL, Wise. no, nome, Weaselol. no, Jovilol. cos'è significa maschio e Giovigio. femmina? Giovi, LOL. Crea! Devi dare un nome alla tua azienda. Grazie. Qua. Nome, dico, trasporto Di Londra, turistico. re futuristico, No. Trasporto trasporto di Londra. penne, per non dire qualcos'altro. Beh, no, 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 fa pensare troppo, ma Trasporto? trasporto non lo so. Trasporto YouTube. Beh, Beh. YouTube! Crea. Salta Wizard. Molto probabilmente leverò Canzoncina canzoncina. di merda. Quindi la butterò. Bello, bello, bello. Mi piace. Premi E per avviare il motore. Ho premuto E per avviare il motore. Tu vai di qua, va bene. Io che messaggio con il mio 1, 2, tablet. 3, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. F1, sì, continua. Va bene, qua c'è Tutto tipo è il portato mini all'ordine, tutorial. porti F1. No, Questi sono F1. i tutorial, diciamo, iniziali, però dettagli. Noi li saltiamo perché giustamente sono delle cose noiose. E poi chi è che si guarda i tutorial? Zittiti, Nessuno. zittiti. Io in tutta la mia vita non ho mai guardato un tutorial. Sto guidando il camion, picciotti. Quindi nella speranza di non sbandare, Dai, tutti a bordo, picciotti. ho levato anche il limitatore di velocità, Perché noi siamo troppo pro. perché sinceramente mi seccava. No, avevo Attento. selezionato il freno Allora, ragazzi, questo gioco, allora, per aspetto grafico è molto migliore di Train Simulator, posso dire. Perché, allora, è più curato nei dettagli della, come vedete, i cartelli, i fiori sono molto realistici, pure le macchine, tipo questo camion esiste veramente, mano. È un Iveco. ecco, purtroppo niente. Poi, come vedete, la grafica dei paesaggi è secondo me spettacolare, e quella accanto era una Toyota, quella che c'ha Sì, ci sono comunque passaggio. macchine veramente che esistono, per esempio Questo di qua. dipende dove siamo, per esempio in Europa ci sono Monte Punto, BMW, Mini Coopers. Sì, Ah, ci hai fatto un brutto danno.
se ne frega, basta che si toglie in mezzo. Allora, quella è... si è girato, quello sta accappontando. Io ho premura però. A posto. Ragazzi, dico, è veramente una cosa fenomenale, perché a me bella, bella. Piace comunque molto, perché ci sono comunque i limiti di velocità, ci sono gli autovelox. L'unica pecca sono... del gioco posso dire che sono il minutaggio, come vedete in basso, cioè arrivo lunedì alle ore 11.43 e mancano 77 km. Ora abbiamo fatto più o meno 100 metri e sono 65 km. Perciò il chilometraggio secondo noi è sballato, ma anche è sbagliato, perché dico, per percorrere 365 km su per giù ci impieghi, dico, almeno 3 ore, in cui nel gioco poi all'ultimo impieghi se no 30 minuti, 35 minuti. Però sì, è alla giusto fine, dico, alla fine è un gioco veramente bestiale, perché va la grafica ottima, dai, bello, però dai, essendo che un gioco mica può durare in eterno, come sì, cosa va, è un gioco e quindi se lo può permettere di avere questo cronometraggio, possiamo dire questo, questo timing, diciamo. E chilometraggio del comunque genere. Ci sono anche comunque ragazzi, tolgo questa musica perché già mi dava fastidio, abbassiamo un pochettino i livelli così voi non sentite tutto quel bordello, quindi guida. Finalmente abbiamo un limite di 110 questo di qua è una... abbiamo anche le frecce. Certo. Che non so come si attivano, perché ogni volta che voi cambiate i controlli magari... Ah, è anche limitato. Autovelox. Io... Là è l'autovelox. No, non scherzo. No, era sulla destra. Allora, siccome non mi piace con il limitatore, quindi gameplay... radar, limitatore di velocità, lo deselezioniamo. Ora possiamo andare pure a 120 km/h. Mio fratello è andato un attimo di sopra e comunque sta venendo. ragazzi, è un gioco molto bello. Comunque, a parte questo dei chilometraggi, alla fine tutto bene, perché con la P si possono muovere i 3G cristalli, lo sto facendo in cam tanto per una cosa, dico, nostra, almeno così mentre ci vedete giocare possiamo comunque vederci meglio. Comunque no! Il culo, questo si chiama culo. Forse io mi sono impantanato un pochettino. Ok, perché ti devi distrarre della guida, dico? Stavo guardando la cam. Aglio. Si sa che mentre si guida non si può utilizzare il telefono, anche se io ho fatto un vlog così a cavolo in bici che mi tenevo il telefono, sì, così, però... e sono passati i carabinieri che mi guardavano. Sì, però una cosa da dire è che siccome però stiamo facendo soltanto un tutorial, quindi non ci conta i danni, perché se già fossimo, dico, in tipo una modalità carriera, per ora fossi il camion rotto, che poi lo vedremo. Ah, guardate, una Ford Focus. Oh, sbirrici su, oh, si può lampeggiare con questo gioco. Siamo arrivati a Bistrica, non so che paesino è, dovremmo girare sulla destra. Oh, oh, mi sto di nuovo accappottando. Qua c'è comunque il segnale di rosso, ma noi siamo bravi quindi non lo rispettiamo.
Concessionario Majestic. Oh, meglio così. Entra, grazie, già ci sono entrato. Sì, grazie. Già queste giallette. Ora ci dobbiamo posteggiare. Ragazzi, posteggio un pochettino. Che culo, sì, come no. È un pochettino complicato. Perché bisogna metterlo in retromarcia. Quindi. Ho sbagliato tasti. Ogni tanto mi confondo. Basta motore. Madò. Cioè, l'hai presente il culo del principiante? Ah, alzati dalla sedia e lo fai vedere in webcam. Sì, ci vuole un pochettino di tempo prima che un camion si aggrizzi e entra nel Oh, si è giusto buggato. coso. Si è buggato. Si è buggata la tastiera del GG. Oh, Ok, niente. Si è buggata la tastiera del coso. oh. Se questo è culo, picciotti, ma io mi chiedo come fa ad avere tutto sto culo mio fratello. Giustamente posteggiando il camion, ragazzi, l'esperienza sarà comunque raddoppiata. Poi Esattamente. infatti potete vedere soddisfacente, ma potevo fare ottimamente tranne... Ah, malaccontati, penalità per danneggiamento, meno 902 tipo dollari. Bravo. Vabbè, noi facciamo continua. Non so cosa è successo. Sì, a cappottare un camion. Ma Ragazzi. poi il culo è stato che si è messo di nuovo in piedi. Ragazzi, questa invece è la nostra, questo è il nostro quartier generale, per ora è questo, tanto Che schifo. per iniziare, qua abbiamo la modalità carriera, scegli il tuo prossimo lavoro, che questo poi lo andremo a fare nel prossimo episodio. Allora. Ragazzi, questo è un video introduttivo su magari questa nuova serie che farò, quindi spero che a voi piaccia. Spero anche che lasciate un bel like e magari mi dite Tale, continualo, ti vogliamo vedere in azione con la cam. Ragazzi, per questo episodio è tutto, spero che vi sia piaciuto. Quindi lasciate un commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Saluto anche Enjoy the Fun. Saluto pure a mio fratello Bicholon. Bella a tutti amici! Quindi ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Euro Truck Simulator 2013. Ciao a Ciao a tutti tutti! ragazzi.